Noi abbiamo chiamato il giallo siciliano una regione che non diventa gialla. Si è cercato in tutti i modi di scongiurare la penalizzazione del turismo, che forse è uno dei principali anche vettori del contagio nel momento in cui si fa così fatica a vaccinare. Mi sono fatto l'idea che viene applicata come era previsto anche a livello centrale ai primi di agosto, l'idea di lasciare tutta l'Italia in zona bianca, è stato detto a chiare lettere per tutta la stagione turistica, almeno per tutto il mese di agosto, e così sta succedendo in un modo o in un altro. Però, come tu sai, la divulgazione scientifica non serve agli esperti o ai politici, che già queste cose le sanno oppure non le vogliono sapere. Quello che qui conta, e rispondo a chi avete intervistato nel servizio fatto a Palermo, è il dato incontrovertibile. La regione che rischia di diventare gialla o arancione, probabilmente ai primi di settembre, è la regione che ha il minor numero di vaccinati. Questo è un discorso non discutibile ed è un discorso che deve convincere, sperando di evitare l'obbligo, coloro che hanno ancora dei dubbi. L'altra cosa incontrovertibile è che coloro che vengono ricoverati, coloro che vanno in terapia intensiva, coloro che muoiono e certo, continuano ad aumentare, non sono vaccinati. Non sono, certo. Ecco, questi due dati non possono essere discussi. Chi rischia di andare in zona gialla ha il numero di vaccini, chi finisce in terapia intensiva e muore non è vaccinato. Allora, Walter Rizzetto, sentivo un sospiro doloroso da parte sua, magari non era nulla di che, però così l'ho interpretato.